la Scannese è un modello che ho realizzato, non mi ricordo esattamente l'anno, mi sembra nell'80, nel 90, è qua, la firma è qua, non so se si vede, qui, Montelli 90, vabbè, non ha importanza. Adesso l'appoggio qua, in mezzo ai putti. Okay. Ho fatto questo putto per un mio cliente, che gliene feci uno tempo fa, anni fa, e ne ha voluto un altro da regalare. Questo è quello che gli feci qualche anno fa. Il putto non l'ho fatto io, sono quelli che comprano già fatti. Non è male come putto, certo che i miei gusti potrebbe essere fatto meglio, però ce ne sono molto peggio in giro. Volevo fare un videino veloce, corto possibilmente, per fare un piccolo aggiornamento che credo serve più che altro a me stesso, dal momento che siamo entrati nel mese di marzo. Oggi è il 2 di marzo, domani è il 3, lunedì è il 4. Questo mese di marzo è il mese dove io compierò 65 anni, un'età che quando ero un ragazzino, al massimo quando andavo alle scuole medie, pensandomi nel futuro, mi pensavo 46 anni quando siamo arrivati nel 2000, no? Un traguardo epico, no? Quasi, non dico impossibile da raggiungere, però insomma, che il 2000 era collegato con il futuro, no? Con la modernità, con il progresso che stava già da alcuni decenni cominciando a fare ampie falcate, per cui condizionati dai vari film, dalle varie cose eccetera, si pensava al 2000, chissà cosa sarà, come staremo eccetera. Questo 2000 è arrivato, no? Questo 2000 è arrivato, e con le aspettative che avevamo io e un po' tutta la popolazione, si può tranquillamente dire che è stata una grandissima delusione. Si stava molto meglio, molto 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 meglio a livello di, diciamo, serenità civica, civile, negli anni 70, 80, anche 90. Dal 92 in poi hanno cominciato a sottrarci tutto quello che in qualche modo avevamo acquisito, avevamo guadagnato con le lotte di classe, con i diritti che non ci vengono mai riconosciuti da chi ci governa o da chi comanda, diciamo, le masse, no? Sia politicamente sia a livello, diciamo, industriale, no? Di imprenditori eccetera. E ci pensavo un po' di tempo fa a questa cosa, no? Negli anni 70 c'era questa proiezione in avanti, no? Ah, nel 2000 staremo bene, nel 2000 chissà cosa succederà. Non si pensava che ci potessero essere i cellulari, che potevi chiamare qualsiasi, fare dei filmati, metterli su Facebook, usare questa tecnologia che abbiamo adesso. Era veramente neanche immaginabile una cosa del genere, no? E se avessimo potuto immaginare una cosa così, sicuramente avremmo detto, io per primo, ah, finalmente, come staremo bene, eccetera. E adesso che ci siamo, la tecnologia c'è, ma il benessere assolutamente no. Mai come adesso i tempi sono bui all'orizzonte, altro che futuro, no? Altro che futuro. Per cui, facendo un po' l'equazione negli anni 70, 80 e anche 90, no? Pensando al 2000, si era molto positivi e non si apprezzava quello che c'era in quel momento lì, no? Adesso
che siamo arrivati a questa meta agognata e che ovviamente, no, ci siamo accorti che erano tutti sogni, erano tutte proiezioni, erano tutti condizionamenti, tutte manipolazioni, no, che in qualche modo ci avevano stimolato a non vivere il presente, no? Il presente con la gioia che si poteva vivere, perché a priori adesso si dice: ah, come stavamo bene allora, ma quando allora eravamo vivi non eravamo contenti, aspettavamo il futuro, che arrivasse il futuro. Questo futuro è arrivato e questo futuro è nero, nerissimo, secondo i lavori preparati e le proiezioni e tutto quello che stanno facendo da tutte le parti, governi, industrie. È un gran casino, no? È un gran casino. Per cui sembra che siamo spacciati, no? Fondamentalmente. E potrebbe anche essere. Potrebbe anche essere che questo futuro buio in realtà è l'unica cosa che ci farà compagnia. Per cui, diciamo, a livello umano non abbiamo più speranza, no? Sembra che siamo spacciati. Ma io sono convinto che una speranza c'è. Non dico individualmente, perché individualmente ho avuto la grandissima fortuna di risolvere quel buco di mancanza interiore che mi accompagnava fin dalla nascita, no? Fin dalla nascita. A 25 anni ho avuto la fortuna di trovare quel, non dico tappo, perché non è stato un tappo, ma quell'informazione, perché non mi è stato dato nulla. Ma mi è stata data un'informazione molto preziosa affinché io potessi, con la vita che ho a disposizione, fare tesoro, raccogliere il beneficio, la prosperità di un essere umano che si sente bene, no? Si sente bene. Per cui individualmente sono contento, no? Per come sto interiormente. Esteriormente sono in mezzo al casino economico nel quale siamo tutti coinvolti, tutti quanti immersi, no? Dove ci fanno credere che noi siamo dei poveracci, no? Noi popolo in genere, specialmente italiani in Europa, ci additano sempre come siete un popolo che non ha voglia di lavorare, un popolo che avete sempre vissuto al di sopra delle vostre possibilità, un popolo che non merita nessuna stima, guardate i tedeschi, prendete esempio dai tedeschi, no? E noi abbiamo, io sicuramente, ma è abbastanza diffusa questa cosa, abbiamo sempre avuto una sorta di soggezione nei confronti dei tedeschi, no? Che bravi che sono i tedeschi, che traditori, che sfigati, che superficiali, che sono gli italiani. Beh, cominciando a prendere informazioni, non notizie dai mass media, perché i mass media ti danno le notizie manipolate come vogliono loro per farti pensare e avere uno stato d'animo che interessa a loro che noi abbiamo, cioè sempre stressati, sempre in tensione, mai con quella tranquillità di poter essere sereni, no? Beh, grazie a internet, no? Grazie a internet, questo strumento che è stato creato forse probabilmente per manipolarci di più, per tenerci ancora di più sotto controllo, però come si dice, il diavolo fa le pentole, però non è mai stato capace di fare i coperchi, questo coperchio che non ha messo su internet ci ha permesso di avere delle informazioni. Da queste informazioni che io mi sono cominciato ad abbeverare, no? Ho cominciato a cercare, no? Seguendo dei video, dei temi particolari, eccetera, mi sono fatto un quadro più reale di quello che il tam tam del mainstream, no? Di questi media vorrebbero che noi credessimo come la pura verità. E secondo loro la pura verità è che c'è crisi. La vita è in crisi, la vita non ce la fa.
Il creatore non ce la fa a mantenere in vita gli esseri umani perché c'è un bacco, c'è una distorsione, c'è un problema, c'è un virus, c'è una malattia nell'essere umano per cui l'essere umano non è degno, non è nella possibilità di viversi una vita serena e gratuita, no? Devi pagare quello che la vita ti dà spontaneamente, no? E noi sta balla ce la beviamo, noi siamo la stragrande maggioranza delle persone comandate da quattro sfigati che fossero almeno intelligenti, avessero, non dico buoni di cuore, no? Però intelligenti, che avessero un guizzo di genialità, no? Che alla fin fine sarebbe un beneficio per l'evoluzione dell'essere umano, no? Della marcia dell'umanità, avrebbe anche senso. Invece no, sono proprio i più sfigati. C'è la mediocrità, come diceva Carmelo Bene, no? Citando, mi sembra, un certo Rocca, il capo della cultura italiana quando lui era vivo, quello che dava i soldi a tutti i teatri stabili, agli attori, eccetera, che discutendo con lui diceva: ma se non ci pensiamo noi alla mediocrità, chi ci pensa? Perché di Carmelo Bene, di geni, ne nasce uno ogni tanto, e comunque sono sempre molto pochi, no? La mediocrità è vasta, è immensa, e questa mediocrità governa. Se non sei mediocre, tu non vai al governo, non ti mettono lì a governare la popolazione. È ovvio che chi viene messo lì a governare la popolazione, i Macron, la Merkel, Conte, Di Maio, Salvini, Renzi, Monti, tutti quelli che ci sono, Prodi, tutti quelli che sono stati messi sulla cattedra ad insegnarci, non sono in realtà loro che comandano, a loro il potere occulto che sta sempre nascosto gli dice fai così, fai così, e loro obbediscono. Prodi ha smembrato l'Italia, ha tradito l'Italia senza il minimo dubbio, è ancora lì che la mena. Io me lo ricordo, sta faccia da mortadella. Andiamo in Europa. Mi ricordo, mise una tassa, no? Sugli italiani per poter entrare in Europa, perché noi sempre ci dicono che noi siamo degli sfigati, invece siamo il popolo migliore, minimo d'Europa, e forse anche del mondo, a livello di capacità imprenditoriale, di cultura, ma poi la storia lo dice. Cioè il mondo campa con le invenzioni fondamentali che sono nate nel nostro bel paese. Dalle banche, dal diritto, tutto parte da qui. E ci dicono che noi siamo sfigati, e noi ci crediamo. Però, voglio chiudere, anche se dico sempre che voglio fare molto veloce, invece poi mi allungo un pochino. No, una cosa che volevo un po' dire, perché adesso il 13 di marzo, 2 giorni prima del mio compleanno, il giudice di pace, con il quale insieme all'avvocato Anna Mazzaglia, una persona squisita, proprio squisita, al quale io dedicherò un video ad personam appena sarà possibile, perché è stata lei che ha preso il giudice che all'inizio faceva un po', no, è qui, insomma, queste cose si possono fare, no? Insomma, un po' come una mamma che dice, insomma, queste cose qui, no? Vai passando la legge, vai passando tutte le cose regolari che noi avevamo fatto, seguendo e stando in onore nella legge, l'ha presa delicatamente con quel modo che avete voi donne, che siete la forza dell'umanità. E grazie a voi donne che noi conquisteremo la pace in questo mondo qui. Guidate dal maestro. Che lo conosciate o no, non ha nessuna importanza, però questa è la cosa. Ma chi metterà i marroni più grossi, sono convinto che saranno le donne, no? Allora lui si esprimerà con il giudice di pace il 13 di marzo e dirà se sono innocente o colpevole, no? Poi c'è un'altra cosa che deve essere sistemata, una sorpresa che è venuta fuori dalla Veritas, no? Che io non sapevo, però ho scoperto. Però che per mia grande fortuna, dal momento che io mi sono sempre messo nelle mani del mio Dio interiore,
che il mio maestro mi ha fatto conoscere e che mi ha sempre parato il culo in tutti i casi nel quale io ero in defiance, sempre, no? E anche in questo caso, alla fin fine quello che è venuto fuori, dopo aver conosciuto Alfredo Baggio, un avvocato amico, posso dire, cliente, conoscitore e creatore d'arte anche, che mi ha tolto le castagne dal fuoco le prime volte che venivano i vigili urbani a fare i gagà, no? Venire qui a dire qui, comandiamo noi, tu cosa fai qui, artista di che, prendi via, bastati, robe oscene, robe che se le facessimo noi nei confronti degli altri ci sbatterebbero in galera subito, ma loro fanno con una naturalezza che sembra legge, no? Fondamentalmente. Ma va, comunque per chiudere, in base a quello, poi veramente chiudo, in base a quello che deciderà il giudice, quello che succederà in questo mese di marzo, io capirò se dovrò stare a Ravenna o spostarmi. Non ho tanta voglia di spostarmi perché sono pigro fondamentalmente. Io vorrei realizzare il mio monumento alla pace, questi tre colossei, con in uno la Davide dentro, monumento alla pace che lavora attivamente, che poi dirò in che modo farà, eccetera, che creerà una prosperità e una ricchezza per l'essere umano inimmaginabile e praticamente quasi, non dico infinita, ma quasi, no? Perché è semplicemente nella, come dire, nella qualità della natura, no? Di prodigare, di dare generosamente in modo infinito, no? Finché ne ha, dà, come una madre quando deve lattare il bambino, gliene dà finché ne ha bisogno. Non è che dice no, poi me lo tengo per me, cioè generosità, no? Per cui in questa passata Valentina, per lasciare un segno, per sentire che sono vivi, i ragazzini devono smarmitare. Ero così anch'io. Da bambino mettevo le mollette con la carta nella bicicletta per sentire che io esistevo. E adesso con i motorini si fanno un po' questi casini. Però chiudo. Nell'eventualità che io dovessi andare via, mi sta balenando da un po' di tempo a questa parte l'idea di trasferirmi a Forlì. E la cosa mi stuzzica, perché c'è, per chi non lo sa, c'è una querela antica tra i forlivesi e i ravennati. I forlivesi dicono che i ravennati non capiscono niente e i ravennati dicono che i forlivesi non capiscono niente. Nella mia esperienza personale, essendo nato a Ravenna, io testimonio che sono più intelligenti i forlivesi. L'ho sempre visto, i lavori più importanti che ho fatto nella mia vita sono venuti tutti da Forlì, dal primo lavoro che fece a 24 anni grazie a Sergio Agostini, che mi fece fare un lavoro per un imprenditore di allora che aveva una fabbrica di bombole di gas, fino a un restauro che feci per la banca di Santa Sofia nel 1996, che in due mesi di lavoro guadagnai 101 milioni e 500 mila lire, robe che adesso sono solo chimere, no? Fondamentalmente. E pensavo, mi piacerebbe andare a Forlì e che lì a Forlì si realizzasse questo monumento alla pace, che possa diventare un ministero della pace, che creerà un mucchio di ricchezza per tutti e la gente ci andrà a frotte, no? Ci andranno a fiumi, no? Fondamentalmente, perché la pace è qualcosa che ha un potere di calamita quando si manifesta realmente nella sua essenza, cosa che nessuno di noi sa che cos'è la pace. Pensiamo sempre che sia una cosa spirituale, una roba che ha a che fare con le religioni, invece la pace ha a che fare con la nostra vita, con il nostro respiro. Se si potesse togliere la pace in questo momento realmente dentro di me, io morirei in questo momento, cadrei come un sacco vuoto. Questo per dire quanto non la conosciamo. Per cui l'idea che
Questo monumento, perché ho visto un video l'altro giorno su Facebook che aveva condiviso Samantha Tardi, un politico di Cambierà di Ravenna, che non conoscevo come politico, che però l'ho sentito in un intervento che facevano in giunta per stabilire i soldi da dare alla cultura Ravenna, che mi ha veramente impressionato. È stata l'unica persona che ha detto, oh, qualcuno che parla con il cuore connesso e l'intelligenza connessa, no? Perché gli altri hanno detto delle cazzate enormi, dalla Elda Signorini a Pirini e tutti quegli altri, hanno detto delle robe un po' così, no? Fondamentalmente. E il punto era, Ravenna, dobbiamo fare delle mostre per fare soldi, per far arrivare la gente, e la gente non viene. E come mai la gente non viene? Non viene perché voi di arte non ne capite un benemerito cactus. Mai l'avete capito, ma la boria che avete di stare in cattedra ad eternum a stabilire che cosa è arte e chi sono gli artisti che devono essere messi in risalto, in primo piano, quella non vi è mai mancata, però vi mancano i risultati, vi mancano e vi mancheranno sempre, perché avete il cuore spento, e quando il cuore è spento non c'è un cazzo da fare, tu vai nel burrone, hai voglia di fare delle belle paroline, delle belle cose. E allora pensavo che bello sarebbe che questa cosa che Ravenna vuole, la prosperità, venisse fuori dal mio monumento alla pace, che Ravenna non vuole che io faccia e che invece potrebbe essere fatto a Forlì, e lì quella soddisfazione da parte dei forlivesi, che i ravenati dicono, avete visto ravenati presuntuosi che avete le ossa di Dante e vi considerate delle persone di estrema cultura, avete un artista come Montelli, non l'avete cagato pari e andrete a portare l'olio a Forlì quando sarà morto, perché non avrete le mie ossa, perché non ve le meritate, non perché io mi credo di essere chissà cosa, perché voi nei confronti della pace, della vita, del benessere dell'essere umano, proprio non ci azzeccate e non c'entrate assolutamente niente. Io finora sono nato e cresciuto a Ravenna ed è stato il posto migliore per poter crescere restando nell'anonimato e venire fuori quando sarà il momento con un prodotto artistico che sembri nuovo, perché sono potuto crescere in una città dove non mi potevano vedere, ma adesso che sono pronto ad accendere questo motore del monumento alla pace, la cosa si comincerà a fare, comincerà a funzionare, e a questo punto non ha più senso che io rimanga a Ravenna con il mio bel progettino. Magari se non si fa fuori si può anche fare a Hong Kong, in Australia, in Spagna, in Albania, in Africa, ovunque nel mondo. Ma sono convinto che quando se ne fa uno, poi, perché sarà una cellula sana, in tutte queste cellule cancerogene, no? Di progetti di civiltà, no? Di organizzazione dell'essere umano in società civile, tra virgolette, noi ci troveremo in una situazione dove una cellula sana può essere creata e da lì duplicata, e men che non si dica, tutta sta balla, no? Che noi siamo sempre in debito con la vita, il creatore, che non possiamo permetterci di essere felici, cesserà di raccontare le sue cazzate, perché non è così che il creatore ci ha progettati. Il creatore non è un patacca come siamo noi, no? Che ci mettiamo nei posticini a dire qui lì si su ci e non sappiamo bene merito cazzo. Lui lo sa come l'essere umano deve vivere, e noi anche lo sappiamo come dobbiamo vivere, che cos'è che ci piace. Tanto è vero che finché il nostro cuore non è contento, noi non saremo mai felici, e in quello stato dove si può dire ok, fermiamoci qui, siamo arrivati alla meta. E il nostro istinto ci spingerà a quella cosa lì. Fanno bene a farci stare male,
Chissà che questa cosa qui non ci sproni a prendere in mano veramente la scelta della nostra vita, che non devi fare nessuna rivoluzione fuori, non devi spaccare nessuna faccia fuori, non devi fare nessun conto fuori, ma devi cominciare a fare i conti con la vera realtà che è nel tuo cuore. E parlo per me, parlo per me. Una volta che io conosco veramente chi sono e mi godo, la sensazione dell'essere vivo, in pace, con la gioia, con l'entusiasmo, come stamattina quando mi sono svegliato, visto che c'è la luce, ah, la voglia di alzarmi, no? Di venire subito a giocare, no? A giocare, a spenderla la mia vita, perché sono un essere umano completo, perché sono in società, con il mio creatore, non ci sono intermediari. Non possono esserci intermediari fra me e il mio creatore. Fra il creatore e ogni essere umano. Ma semplicemente il sentimento di ognuno di noi è il ponte. È la connessione più grande, potente, affidabile, che non ti tradisce mai e sul quale tu puoi fare affidamento. E con la quale puoi vivere una vita che si può chiamare una vita umana, piena di profumo, di cose buone, di pace, di rilassamento, di gioia, di calore, dello stare insieme e condividere ognuno di noi le proprie esperienze. Ok, chiudo qui, perché breve, come minimo avrò parlato un quarto d'ora. Adesso chiudo e poi vedo cosa ho combinato. Vi saluto, non so se darvi un bacio, no, non ve lo do un bacio, sono una persona di parola, vi saluto.